Belli siete ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati qua sul canale dal nostro amico Nech nella casa del pane e balloon in questo nuovo video. Oggi mercoledì 15 marzo, insomma il giorno dopo la qualificazione quarti di finale di Champions League dell'Inter, perciò congratulazioni, rifacciamo i complimenti ai cugini, giusto che sia così. E ho visto che tanti amici interisti hanno gonfiato il petto, ieri pomeriggio li vedevo seduti sulla tazza. E dopo la partita col petto bello gonfio, ho visto certi cugini col petto alla tipo all'Arnold Schwarzenegger, bello, bello gonfio. Oh, vogliamo il derby, adesso Euro derby, così siamo già in semifinale. Alla faccia dell'umiltà. Dai ragazzi, voglio parlare di questa cosa qua, perché insomma addirittura vedo sondaggi, chi vuole l'Euroderby, chi no, ma dirò la mia io a riguardo. Detto questo, insomma, stasera c'è un'altra partita perché c'è un'altra italiana che può arrivare, non che può, sostanzialmente adesso facciamo tutti i fighi, noi milanisti interisti, no? E adesso aspettiamo il Napoli, anche lei può al Napoli, già 3 settimane fa è passata ai quarti, praticamente è pagata 0,0001. Il passaggio del turno dell'Eintracht, perciò noi milanisti adesso interisti facciamo i fighi, no? E adesso aspettiamo anche il Napoli è già ai quarti. Però aspettiamo la partita, così magari stasera ci divertiamo un pochettino e vediamo un po', dai, comunque senza portare sfortuna. Detto questo, è una gran bella, è un gran bel colpo, ragazzi, portare 3 squadre italiane ai quarti di Champions League, perciò tra le prime 8 vuol dire tanto. Insomma, adesso anche questa cosa qua dell'Euroderby di affrontare tra di loro voglio parlarne perché non è che mi convinca molto la situazione. Perciò, dai, parliamone insieme. Prima fatemi dire una cosa: innanzitutto iscrivetevi al canale, mi raccomando. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti. Mi raccomando, fatelo, è gratuito, non costa nulla. E mettete un bel mi piace, che anche quello è gratuito e vi fa perdere un paio di calorie farlo, non è che costa nulla. Perciò, detto questo. Magari vi invito anche se vi va a seguirmi anche sul mio profilo Instagram, c'ho anche un canale Telegram, ragazzi, tutto sotto ci sono i link in descrizione sotto questo video, perciò andate, se vi va, cliccate, fate spolliciate un pochettino. Detto questo, ragazzi, voglio arrivare appunto al punto dei sorteggi, perché sento, adesso ho visto addirittura c'è un sondaggio per l'Euroderby. Io sinceramente, l'idea non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire, primo, ma per vari motivi. Perché, primo, visto che noi stiamo diciamo festeggiando, no, il passaggio del turno di tutte e tre le italiane ai quarti, perché non festeggiarlo magari di tutte e tre le italiane alle semifinali? Se tu già le fai incontrare due, una la escludi a priori, perciò per il calcio italiano, come stiamo dicendo, ottimo, 3 squadre quarti, insomma, perché no? 3 squadre in semi, no? Devi per forza farle incontrare adesso. Poi i semi può succedere, evidentemente la matematica poi non è che puoi andare avanti, possono andare avanti tutte e tre perché due arrivano in finale. Però sarebbe bello che le squadre italiane incontrassero squadre straniere, così hai la possibilità di portarle tutte e tre in semifinale. Certo, una possibilità molto difficile perché insomma, le squadre che sono rimaste sono veramente forti, però comunque ti lasci quella possibilità. Se le fai incontrare o l'Euroderby o Milan-Napoli o Inter-Napoli, già quella possibilità viene a mancare perché una delle due viene eliminata. Perciò quello è il primo punto. Il secondo punto è quello che è una competizione europea. Io il Napoli l'ho già affrontato in campionato e lo dovrò ancora affrontare in campionato. L'Inter l'ho già affrontata in campionato, in Coppa Italia e in Supercoppa. Così vale per l'Inter col Napoli. Insomma, sei in una competizione europea. Io la penso così. Secondo me, in una competizione europea è bello anche battersi con delle squadre europee. Andare a fare le trasferte in Europa, cioè che sia Manchester piuttosto che ne so, Madrid.
e quello che tutte le altre che ci sono, cioè Londra col Chelsea e quant'altro. Perciò io sono più sono dell'opinione che in una competizione europea è bello affrontare le squadre europee, le grandi squadre, sono grandi sfide. Poi non che non lo siano tra le italiane, però insomma quelle comunque ogni anno le sfidi. Io che sono milanista, a me piacerebbe incontrare il Real Madrid, ma perché? Perché il Real Madrid l'ultima volta che l'ho incontrato è stato. Quando è stato? Il 5-0? 5-0 dell'89? No, forse l'ho incontrato qualche altra volta, però sono passati anni e quando ci sarà la possibilità di rincontrarlo? Io un Milan-Napoli, un Milan-Inter tutti gli anni, cioè, perciò. Io so, da quel punto di vista la vedo così, perché poi tanti dicono: no, però almeno hai più possibilità, perché sai, il Napoli hai una possibilità in più per poterlo battere. Ma sì, ma me la gioco, ma me, cioè io voglio giocarmela. Ma perché io non devo essere? Sì, parto sfavorito con il Manchester City, il Real Madrid, ma anche il Paris Saint-Germain doveva vincere la Champions League negli ultimi 7-8 anni, non ci è arrivata mai. Perciò. Voglio dire, il calcio, poi io preferisco giocarmela e giocarmela con quelle europee. Le squadre italiane c'ho tutta la possibilità. Poi passiamo e va bene. Poi dopo, per forza di cosa, ti devi incontrare. Perciò se arrivi in semifinale, poi per forza di cosa ti devi incontrare. Però adesso io preferirei, sì, questo è il mio parere, ragazzi, è il mio e solo mio. Terzo punto, ragazzi, io non voglio passare 2 settimane seduto sul gabinetto, perché, ragazzi, adesso l'Euroderby, cioè io già quando devo affrontare l'Inter o il Napoli quest'anno, perché è forte, o la Juve, perché voglio dire anche la Juve, sì, mi viene, c'ho l'ansia, già un giorno, 2 giorni prima inizio a pensarci, insomma sei sempre bello teso, io le vivo così, i derby ancora di più. Eh no, l'Euro derby no, cioè veramente diventa un qualcosa di incredibile, proprio, è proprio quello che passi le 2 settimane precedenti, perché poi il sorteggio è venerdì, poi ci sono 2 settimane ora della partita, insomma diventa veramente pesante, poi c'è una settimana d'attesa per il ritorno, insomma veramente viverla in questa maniera anche no, veramente, anche per quello eviterei, guarda, sinceramente se devo uscire preferisco uscire contro il Real, così magari ci facciamo una bella grigliata insieme a Ancelotti, ci inventiamo qualche cosa con Ancelotti, qualche ricordo, ma anche col Bayern, dai, va bene, dai, incontri una squadra forte e via. No, l'Inter anche no, perché poi al di là dell'attesa che è stressante, nauseante, poi dopo se vieni anche eliminato, te la raccomando. Ma questo vale, io penso, anche per gli interisti. No, ho notato che però gli interisti loro vogliono, perché dicono: no, almeno siamo già in semifinale, preferiamo il Milan. Non lo so, cioè io veramente devo essere, se non faccio fatica a capirli gli interisti che la pensano così, perché l'anno scorso non gli è andata bene pensare che erano così nettamente superiori, 70 minuti di derby spazzato, e alla fine sono arrivati dietro e non è stata bella, è stata dura da digerire, no? Un'altra volta voi, boh, io so, da milanista eviterei, però io sono io e voi siete voi. Perciò ognuno la vede a modo proprio, però io dico, secondo me è dura poter gestire appunto le emozioni in quelle 2 settimane, perciò io, per quanto mi riguarda, anche no ai quarti di finale dell'Euroderby, preferisco incontrare una squadra straniera, preferisco poi soprattutto, come ho detto prima, che tutti e quanti incontrino una squadra straniera, mai dire mai, no? Poi può succedere che si passa e hai altre 3 squadre alle semifinali, sarebbe tanta roba. Questo è il mio pensiero, ragazzi, perciò ditemi voi, magari sotto ai commenti se c'è anche qualche interista, ditemi voi cosa ne pensate, se voi vorreste l'Euroderby o eventualmente Milan-Napoli, Napoli-Inter, insomma, anche voi amici napoletani, fatemi sapere nei commenti se preferireste prendere Milan-Inter o una squadra straniera. Dai ragazzi, vi abbraccio di cuore, ci vediamo stasera per il grande evento, per vedere un po' di calcio. Dai. Dopo le partite viste ieri, perché ieri dovevo scegliere tra Inter e Manchester, ero più che convinto che il Manchester vincesse la sua partita in maniera netta e tranquilla. E sinceramente ho preferito guardare l'Inter perché mi aspettavo una partita migliore, però volevo vedere poi cosa succedeva. Contento del risultato, un po' meno della prestazione. Perciò stasera,
prevedo qualcosa di diverso, no? Almeno ce la godiamo un pochettino. Perciò hai due belle partite da vedere, perché c'è il Real con Liverpool, però insomma anche quella è già andata. Stasera sicuramente ci si diverte. Dai ragazzi, un abbraccio di cuore, mi raccomando, ci vediamo stasera per il post partita del Napoli. Belli siete, mettete un bel like e come dico sempre, ciao ciao!